La bresaola ha origini antiche. Nasce dalla tradizione tutta familiare di conservare le carni mediante salagione ed essiccamento. L'aria fresca e ventilata è la condizione ottimale per una buona stagionatura della bresaola della Valtellina. La bresaola della Valtellina è prodotta con carni di elevata qualità provenienti dai tagli migliori della coscia di bovini adulti allevati al pascolo, allo stato brado. La materia prima accuratamente selezionata viene sottoposta alla rifilatura, che consiste nella asportazione delle parti grasse in eccesso e delle parti tendinose. La polpa ritenuta conforme viene quindi avviata alla successiva fase della salagione. La salagione della bresaola viene fatta a secco mediante aspersione della polpa con una miscela di sale e di aromi. Ogni produttore ha la sua ricetta, ma gli aromi più utilizzati sono senz'altro l'aglio, la noce moscata, l'alloro, la cannella, il pepe, le bacche di ginepro e una quantità moderata di sale. La salagione dura almeno 10 giorni. In questo periodo la polpa viene periodicamente massaggiata per consentire agli aromi e al sale di penetrare in modo uniforme all'interno della polpa. A termine salagione, la bresaola viene insaccata in un involucro naturale e passa alla successiva fase della stagionatura. La stagionatura è una fase determinante nel ciclo di produzione. Ha una durata che va dalle 4 alle 8 settimane. In questo periodo, in particolari condizioni di umidità e di temperatura, intervengono determinati processi di tipo enzimatico e fermentativo naturali che sono responsabili della edibilità, della digeribilità e delle caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Questa è la vera bresaola della Valtellina. Noi qui la gustiamo santa, così com'è, al naturale.